Il polo ospedaliero di Padova, voluto fin dal Settecento dal vescovo Giustiniani, è tra i primi ospedali d'Europa. L'attuale azienda ospedaliera ne raccoglie l'eredità in sinergia con l'università. Tecniche sempre più aggiornate assicurano elevati standard assistenziali. Per la cura delle diverse patologie del cuore, Padova è un centro di riferimento dove giungono persone da tutta Italia ed Europa. La cardiochirurgia presso il Centro Gallucci di Padova è diretta dal professor Gino Gerosa. L'equipe cardiochirurgica conta oltre un centinaio di giovani professionisti. Il cuore, organo principale dell'apparato circolatorio, sotto i riflettori degli esperti del centro, conserva una notevole dose di fascino come organo pulsante che scandisce senza interruzione il ritmo della vita. Molta strada è stata percorsa nel conoscerne lo sviluppo, l'anatomia, la funzionalità, le malattie, l'invecchiamento. Nel centro di cardiochirurgia di Padova, annoverato tra i più all'avanguardia del mondo, si offre la gamma completa di possibili trattamenti chirurgici per la totalità delle cardiopatie. 760 interventi all'anno, 792 trapianti di cuore eseguiti fino ad oggi, uno ogni 15 giorni. Con l'utilizzo di competenze professionali e tecnologie avanzatissime, il centro si propone in modo competitivo nello scenario internazionale. A Padova sono stati stabiliti numerosi primati. 1985, primo trapianto di cuore in Italia. 2002, trapianto di cellule staminali nel cuore. 2007, primo trapianto di cuore totale e artificiale in Italia. Rapporti di collaborazione internazionale si sono consolidati con prestigiosi ospedali University Hospital Zurigo, University Hospital Lipsia di Hannover, Mount Sinai di New York, University California di Los Angeles e Mayo Clinic di Rochester, USA. Grazie all'eccellenza nella chirurgia coronarica, valvolare riparativa, della radice aortica e della chirurgia robotica. Fortemente richiesto per consulenze cardiochirurgiche anche in India, Iran, Cina e America Latina, è proprio in quest'ultima, a Trinidad, che Gino Gerosa è ritornato per operare al cuore i numerosi pazienti. La qualità dell'offerta del centro di Padova è orientata al continuo miglioramento ed è rivolta principalmente al malato nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse disponibili. Il centro ha 57 posti letto ed è attrezzato con 3 sale operatorie attive 12 ore al giorno. La terapia intensiva di ultima generazione conta 7 posti letto e altri 8 sono invece dedicati alla sezione trapianti. Lo sviluppo dell'attività cardiochirurgica di Padova si deve anche a Vincenzo Gallucci, al quale il centro è dedicato, e a tutti coloro che negli anni hanno investito energie, capacità, ingegno. L'acceleratore sul progresso è premuto. Nuovi traguardi ci attendono. Buonasera cari telespettatori di Caffè TV 24, un cordiale saluto a tutti voi da Nicoletta Rizzi, ben trovati, spero abbiate passato una buona settimana. Questa sera siamo tutti noi dello staff felicissimi perché come vedrete dall'altra parte abbiamo un luminare, abbiamo un cardiochirurgo di fama mondiale, è un emblema della sanità veneta d'eccellenza, detiene il record di trapianti cardiaci eseguiti in Italia, il primo ad impiantare il cuore artificiale ed è il direttore del centro di cardiochirurgia Vincenzo Gallucci dell'azienda ospedaliera Università di Padova, il professor Gino Gerosa. Buonasera professore.
Buonasera, buonasera a lei Ecco, e ai suoi telespettatori. abbiamo visto questo video un po' datato perché ovviamente il numero di trapianti è salito, ci sono state tante innovazioni nel suo centro, questa sera ne parleremo ampiamente. Intanto, professore, vorrei iniziare da chiederle, lei e il suo team, ecco, come avete vissuto da febbraio dell'anno scorso tutto quello che è stata l'emergenza, pandemica? Ecco, in realtà ho letto che addirittura avete fatto il trapianto numero 1000, se non sbaglio, in aprile del 2020, quindi insomma in realtà voi avete continuato a lavorare alacremente. Prego, professore. Beh, come tutti gli ospedali, naturalmente anche l'azienda ospedale di Padova si è trovata a dover fronteggiare l'emergenza Covid, ma per quanto riguarda le chirurgie specialistiche, quindi non solamente la cardiochirurgia, ma pensiamo alla chirurgia toracica, vascolare, patobiliare, hanno potuto continuare a come dire, espletare il loro ruolo di centro hub regionale e non solo regionale, dando risposte ai pazienti più complessi e con interventi condotti in urgenza ed emergenza. Ecco, ho letto tra le sue interviste che lei è un po' rimasto colpito nel sentire chiamare eroi i medici, come dire che per anni non si è guardato attorno a quello che i medici praticamente fanno ogni giorno. Ecco, questa è stata una sua considerazione che io ho letto, che mi ha fatto un po' pensare. Cioè, i medici sono eroi tutti i giorni. I medici sono eroi tutti i giorni, ma non sono eroi, fanno semplicemente le cose per le quali hanno studiato, fanno il loro lavoro, o se vuole possiamo chiamarlo anche il loro dovere. Ma devo dire che credo che nessuno oggi li chiami più eroi, anzi credo che forse siamo in una situazione opposta. Quindi, come ero così abbastanza sospettoso nel momento dell'entusiasmo in cui venivano chiamati eroi, oggi comprendo che avevo ragione come posizione. Infatti, spesso vediamo oggi che la pandemia si sta un attimino allentando, che da eroi cominciano a passare sul banco degli imputati. Ecco, professore, poi i telespettatori che sono sempre in sinergia con noi, tra l'altro ricordo questa sera potranno intervenire in diretta chiamando allo 049 7800204 oppure mandando SMS al 342 533 9744. Via Facebook ci chiedevano coloro che sono trapiantati, ecco, con il vaccino. Corrono dei rischi, cioè che cosa si può fare per coloro che comunque hanno subito un trapianto? La vaccinazione ovviamente sì, penso, giusto, professore? Certo, ma devo dire che durante il periodo Covid abbiamo prestato molta attenzione ai pazienti che erano sottoposti a trapianto o portatori di sistemi di assistenza meccanica al circolo e dovendo ancora seguire in follow-up quei pazienti e cercando di tutelarli, evitando di presentarsi in ospedale, quindi di venire a contatto con pazienti Covid positivi, abbiamo sviluppato una tecnologia che già utilizzavamo, devo dire, soprattutto nel seguire a domicilio i pazienti portatori di sistemi di assistenza meccanica al circolo, ovvero la telemedicina. E quindi la possibilità non solamente del teleconsulto, ma di trasmettere anche tutta una serie di informazioni e di dati emodinamici, pensiamo ai valori pressori piuttosto che elettrocardiografici o ad altri dati che erano di interesse per poter seguire al meglio il paziente lasciandolo al proprio domicilio. Quindi credo che come retaggio dell'emergenza Covid ci resta sicuramente il fatto di aver implementato ulteriormente sistemi di telemedicina per seguire i nostri pazienti cardiotrapiantati e tutelarli al meglio, evitando di doverli fare spostare, di dover venire in ospedale e quindi, al di là della vaccinazione, delle tutele che sono necessarie per tutti i pazienti, di tutelarli ulteriormente utilizzando quella che la tecnologia più moderna ci mette a disposizione. Bravissimi. Professore, ecco, io poi ho curiosato, ho letto tantissime sue interviste, ho letto delle cose. Lei ha operato più di 7.000 cuori, il paziente più piccolo, un neonato napoletano. Ecco, devo dire che la sua cardiochirurgia di Padova è proprio un punto di riferimento per i pazienti di tutta Italia. Ecco, come ha raggiunto questo traguardo così importante? È una sinergia con tutto il suo staff, con tutta la sua squadra di lavoro. Come Beh, si chiaramente. raggiunge questa grande capacità di essere così competenti in questo settore? A parte che lei viene da una scuola, poi ne parleremo, facciamo un po' il punto della situazione per farla conoscere ancora di più ai nostri telespettatori, perché la volevano conoscere anche sotto l'aspetto umano, oltre a quello professionale. A tutto tondo, questo secondo me è molto bello. Prego.
Allora, la risposta alla sua domanda è una risposta molto molto semplice e si traduce semplicemente nel lavoro di squadra. Cioè avere a disposizione una squadra di professionisti, non solamente medici, chirurghi, anestesisti, ma anche di tecnici, di personale infermieristico, di altissimo livello e di grandissima dedizione, perché purtroppo, o meglio, per fortuna le due cose devono assolutamente correre appaiate, quindi grande professionalità, ma grande dedizione al lavoro, al servizio dei pazienti. E quindi questo lavoro di squadra ha permesso alla cardiochirurgia di Padova di raggiungere dei traguardi, delle eccellenze forse impensabili qualche anno fa, ma che non sono il risultato di una singola persona, non sono il risultato di un singolo chirurgo, ma di un teamwork. Ecco, infatti riuscite a trattare qualsiasi patologia fino al trapianto oppure un impianto di assistenza ventricolare. È corretto, professore, quello che ho detto? Diciamo che uno dei capisaldi che fa di Padova, della cardiochirurgia di Padova, un centro non solamente hub regionale, ma direi un centro hub nazionale, è proprio la terapia dello scompenso cardiaco, la terapia chirurgica dello scompenso cardiaco. Quindi utilizzando gli interventi cardiochirurgici tradizionali, che vengono utilizzati appunto per il trattamento dello scompenso cardiaco, e qualora gli interventi cardiochirurgici tradizionali non trovino più spazio, la possibilità di percorrere soluzioni terapeutiche che non sono disponibili presso altri centri. Pensiamo al trapianto cardiaco, ma pensiamo soprattutto ai sistemi di assistenza meccanica al circolo. E tra i sistemi di assistenza meccanica al circolo, grande vanto per Padova e devo dire per Regione Veneto, è il fatto di aver messo a punto una rete per lo scompenso cardiaco acuto rappresentato dall'utilizzo dell'ECMO. È vero, è vero. E professore, poi una cosa sempre molto curiosa, è cambiata anche un po' cioè il metodo del lavoro. C'era la chirurgia tradizionale, poi c'era chirurgia mini-invasiva e la chirurgia macro-invasiva, giusto? Ecco, ci vuole Ottima, spiegare. Sì. vedo che ha studiato e si è ben preparata, le faccio i complimenti perché ha studiato bene, però non è macroinvasiva, è microinvasiva. Microinvasiva, microinvasiva, Se ecco. la vuole pronunciare all'anglosassone, microinvasive cardiac Ecco, surgery ecco. è la chirurgia microinvasiva, Cioè, volendo, per cui ha detto correttamente se la interpretiamo in maniera anglosassone. È vero, ecco, al questa è nostro una. pubblico che differenze sono? Perché questa successione? Che cosa velocizzano per il vostro lavoro, per la qualità di vita del paziente? Cioè, dove si va ad operare con questa chirurgia che è cambiata? Cioè, che rapporto, che Allora, cosa, ecco, ci vuole spiegare. diciamo che la prima grande rivoluzione che ha permesso poi lo sviluppo della cardiochirurgia è stato lo sviluppo della circolazione extracorporea. O più di 40 anni fa è stato eseguito il primo intervento, che era una correzione di un difetto interatriale, potendo fermare il cuore e aprire le cavità cardiache, garantendo nel contempo la sopravvivenza del paziente, utilizzando appunto la circolazione extracorporea. Quella è stata la prima grande rivoluzione. La successiva rivoluzione prende piede nel 2002, quando un cardiologo francese riesce a correggere una stenosi aortica impiantando una valvola aortica senza utilizzare la circolazione extracorporea, senza fermare il cuore, senza aprire le cavità cardiache. Questa è stata la seconda rivoluzione. Alla luce di questo si è passati dalla cosiddetta cardiochirurgia tradizionale, che prevedeva per accedere al cuore alle cavità cardiache e poter correggere le alterazioni strutturali cardiache, la sternotomia, quindi l'apertura di quell'osso piatto che è qui davanti al nostro torace, utilizzare la circolazione extracorporea, quindi la macchina cuore-polmone, per garantire la sopravvivenza del paziente e fermare il cuore e quindi aprire il cuore e accedere alle cavità cardiache. Quella è la cosiddetta cardiochirurgia tradizionale. Poi si è passati alla cardiochirurgia mini-invasiva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire avere l'abilità di correggere le alterazioni strutturali cardiache senza eseguire una sternotomia, ma accedendo al cuore attraverso un mini accesso, ecco perché è mini invasiva, quindi una piccola toracotomia, ma utilizzando sempre la circolazione extracorporea e fermando il cuore. A Padova abbiamo, perché di fatto l'abbiamo inventata noi questa definizione, la cardiochirurgia microinvasiva, che vuol dire correggere le alterazioni strutturali cardiache sia attraverso una piccola incisione, quindi una piccola mini toracotomia, ma soprattutto eseguendo gli interventi a cuore battente, quindi senza usare la circolazione extracorporea e senza fermare il cuore. Naturalmente i risultati vanno validati non solamente in acuto,
o con un follow-up a breve termine, ma naturalmente a lungo termine, perché i cardiochirurghi sono abituati a garantire risultati con la bontà dell'esito chirurgico a distanza di anni dall'intervento, quindi 5-10 anni. La cardiochirurgia microinvasiva chiaramente è agli inizi, quindi abbiamo dati fino a 5 anni, però anche questa è una rivoluzione. Ecco, poi professore, un'altra cosa che ha interessato tantissimo i nostri telespettatori, il cuore artificiale. Ci può spiegare tutto quello che è cuore artificiale, le origini dei nostri telespettatori che volevano un po' capirci qualcosa di più? Perché usare un cuore artificiale? Sì. Allora, sì, pazienti affetti da scompenso cardiaco terminale, cioè non più responsivo a terapia medica ottimale, ai farmaci per intenderci, necessitano di soluzioni alternative rispetto agli interventi cardiochirurgici tradizionali. Bene, un cuore che non funziona più come pompa, la miglior risposta terapeutica per questi pazienti è il trapianto di cuore. Il trapianto di cuore è la miglior risposta non solamente in termini di sopravvivenza. Pensate che un paziente sottoposto a trapianto di cuore a distanza di 10 anni dal trapianto, più del 50% dei pazienti di età adulta o del 60% dei pazienti di età pediatrica sono vivi dal trapianto. E pensate che quando un paziente è messo in lista per trapianto ha un'attesa di vita che è spesso inferiore all'anno. E quindi il risultato dal punto di vista di garantire la sopravvivenza è molto buono, ma soprattutto è molto buona anche la qualità di vita che un trapianto cardiaco garantisce. Soprattutto nella prima decade. Basta pensare che il 90% dei pazienti a un anno dal trapianto ritorna all'attività lavorativa, ritorna a una normale vita di relazione sociale. Bene, però purtroppo sappiamo che non ci sono cuori a sufficienza per dare una risposta. Per darvi così una dimensione del problema, pensate che in Italia ci sono ogni anno all'incirca 800-850 pazienti in lista per un trapianto di cuore e non riusciamo a dare una risposta efficace a meno di un terzo di questi pazienti. Quindi la ricerca ha dovuto trovare delle soluzioni alternative. Inizialmente si pensava che le cellule staminali avrebbero potuto essere una risposta efficace, purtroppo i grandi entusiasmi dei primi anni 2000 non sono stati poi seguiti da risultati clinici altrettanto entusiasmanti e oggi resta quindi la possibilità di supportare quei pazienti per garantire la sopravvivenza utilizzando sistemi di assistenza meccanica al circolo. Se mi concede altri 2 minuti, questi sistemi di assistenza meccanica al circolo si vedono in VAD, che sono dei ventricoli artificiali che sostituiscono la funzione contrattile del ventricolo sinistro. Però sappiamo bene che il cuore ha due metà, destra e sinistra, quindi due ventricoli. Quando entrambi i ventricoli, sinistro e destro, sono disfunzionanti, il VAD da solo non è più sufficiente. E quindi dobbiamo utilizzare un cuore artificiale totale. Purtroppo l'unico cuore artificiale totale attualmente disponibile, che è il SinCardia, che a Padova abbiamo impiantato per primi in Italia ancora nel 2007, garantisce sicuramente la sopravvivenza dei pazienti, ma non un'adeguata qualità di vita, tant'è che a tutt'oggi è utilizzato solamente come ponte al trapianto di cuore. Ma se non abbiamo abbastanza cuore, chiaramente è un cane che si morde la coda perché noi impiantiamo questo cuore artificiale, però dobbiamo comunque aspettare un cuore per poi sostituire quel cuore meccanico con un cuore umano. Oggi, appena superato l'approvazione del marchio CE, un cuore artificiale francese che si chiama Carmat, che garantisce una miglior qualità di vita, nel senso che è silenzioso rispetto a SinCardia, che è un cuore pneumatico, quindi estremamente rumoroso. Questo è silenzioso, ma è molto grande. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non tutti i pazienti possono essere potenziali riceventi di questo cuore artificiale. Quindi le donne o gli uomini con una gabbia toracica di dimensioni limitate sicuramente non potranno essere aiutati con questo cuore artificiale. Ecco perché la ricerca dovrebbe sviluppare un cuore artificiale più piccolo, altrettanto silenzioso come Carmat e con una eccellente biocompatibilità. Perché? Perché come fine ultime non dovrà garantire solamente la sopravvivenza del paziente, ma dovrà garantire anche un'adeguata qualità di vita. E su questo noi ci stiamo muovendo. Eh sì, lei ci sta proprio lavorando. C'è anche un aneddoto sul cuore bionico, perché arrivarono, dicono, due esperti in impianti wifi con un disegno di un tubo. È vero questa cosa, professore? Lei disse, ma questo tubo cosa ne faccio? E
Poi si ripresentarono da lei, non era più un tubo, ma in realtà era un prototipo. Ci vuole spiegare questa cosa molto simpatica di questo aneddoto? Vediamo un po'. Però è verissimo, due inventori, due sorte di Archimede Pitagorici, si presentarono con questa idea che poteva essere, pensi che il sistema che fa funzionare il cuore viene chiamato attuatore, il cuore del cuore artificiale viene definito attuatore e quindi avevano ideato questo attuatore che però, devo dirle ormai, fa parte un pochino della preistoria dello sviluppo del cuore artificiale, perché con i colleghi del Dipartimento di Ingegneria Elettronica e di ingegneria biomedica dell'Università di Padova, adesso stiamo mettendo a punto un nuovo attuatore, perché la ricerca naturalmente per sviluppare questo cuore che sia più piccolo, silenzioso ed assolutamente biocompatibile o altamente biocompatibile, se preferiamo, continua. E quindi l'aneddoto che lei ha riferito è un aneddoto assolutamente vero, ma è ancora agli albori e all'inizio. Oggi siamo andati un pochino più avanti e naturalmente speriamo nel tempo di riuscire a sviluppare questo cuore artificiale meccanico, bionico perché è bionico? Perché naturalmente ha una parte anche di componente biologica proprio per garantire una miglior biocompatibilità dello stesso. Ecco, all'epoca ho letto che vi siete addirittura autotassati per testarlo, se non erro. Adesso però c'è bisogno di finanziamenti, giusto professore? Bisogna avere dei finanziamenti o da privati o da pubblici, qualcuno deve finanziare. Esatto, ma questo sta diventando purtroppo negli ultimi anni un leitmotiv un pochino doloroso, perché in realtà la ricerca di finanziamenti è un problema che non riguarda solamente lo sviluppo del cuore artificiale, ma riguarda di base la ricerca scientifica in Italia, nella quale viene investito molto poco del PIL, del prodotto interno lordo. Naturalmente poter aumentare, e speriamo che il Recovery Fund Eh sì, eh. determini un incremento dei soldi destinati non solamente alla sanità come assistenza, ma anche alla sanità come ricerca, perché credo che uno dei meriti, se meriti possiamo riconoscere al Covid e alla pandemia, è stato quello di dimostrare alle persone quanto importante sia la tutela della salute. E la tutela della salute senza innovazione tecnologica e ricerca difficilmente si riesce ad implementare. C'è il rischio che se venisse qualche cinese o qualcuno dagli Stati Uniti con un finanziamento, diciamo, sostanziale, lei potrebbe andare in Cina, oppure negli Stati Uniti per la produzione di questo, diciamo, cuore bionico? C'è questo rischio? Beh, ma siccome noi siamo ottimisti, Ecco. pensiamo che riusciremo a svilupparlo come cuore artificiale totale italiano Italiano, eh sì, è. dell'Università di Padova. Questo sarebbe naturalmente un grosso orgoglio. Sono gli 800 anni dell'Università di Padova proprio in questi anni, e per cui devo dire che questo sarebbe un grossissimo successo per l'Ateneo, per la Regione e per l'intera Italia. Ecco, parlando anche di ricerca, innovazione, ecco, stavo pensando anche un po' ai nostri, diciamo, ricercatori, a questa fuga di cervelli, ecco, professore. Purtroppo c'è questo rischio appunto che tanti bravi ragazzi, tanti bravi ricercatori se ne vanno all'estero e noi rimaniamo senza, cioè riescono a studiare da noi, però poi c'è questa fuga. Che cosa come si può intervenire? Dov'è la falla, diciamo? Cosa si può fare anche nel suo, diciamo, settore? Perché sicuramente ci saranno tanti bravi studenti, lei so anche che è direttore della scuola di specializzazione della cardiochirurgia, se non erro, quindi in qualche maniera, insomma, è un peccato. Beh, devo dire che quando i ricercatori italiani vanno all'estero hanno sempre un grossissimo successo, perché sono abituati a lavorare in un sistema, il sistema paese nostro, in cui fare le cose è molto difficile, quindi quando atterri in sistemi meglio organizzati è chiaro che riescono a sviluppare al massimo le loro competenze. Il sistema formativo universitario italiano è molto buono, per cui le loro competenze riescono a svilupparle al meglio. Citava prima la scuola di specializzazione di cardiochirurgia in Italia, beh, sono contento perché se pensiamo che vi ricordate gli articoli di qualche anno fa di un nostro giovane specializzando che poi si è trasferito in Inghilterra ed è stato definito come il miglior cardiochirurgo pediatrico in Europa. O un altro nostro collega, un collega perché oggi è cardiochirurgo, all'epoca era un giovane specializzando che si è trasferito negli Stati Uniti e adesso è professore associato a Chicago. Ma devo dire che i compagni di corso nella scuola di specialità di questi due ragazzi erano altrettanto bravi, in alcuni casi anche forse più bravi. Per
e quindi, come spesso dico, è vero, facciamo tornare i cervelli dall'estero, ma facciamo soprattutto lavorare i grandi cervelli che sono rimasti in Italia, e questo è il punto cruciale. E poi, se lei mi domanda come mai li prepariamo, e poi abbiamo una perdita Eh sì. economica gravissima, perché naturalmente preparare, costruire un ricercatore, formare un ricercatore costa soldi, e lo Stato naturalmente investe un'adeguata quantità di soldi, e poi perderli perché vanno all'estero naturalmente come dire, doloroso non solamente dal punto di vista, come dire, etico, ma è anche doloroso dal punto di vista economico-finanziario per la nazione. E quindi credo che dovremmo evitare questa fuga di cervelli all'estero se riuscissimo a fornire a questi ragazzi le stesse opportunità che vengono fornite all'estero, anche in termini economici. Non dimentichiamoci che i nostri colleghi medici in Europa e nei paesi e in Nord America sono pagati abbondantemente molto di più di quanto siano pagati gli italiani. E allora è chiaro che uno può anche restare perché, come dire, spirito di sacrificio o vuole continuare a lavorare all'interno del proprio paese, ma non possiamo dimenticare che a questi giovani ricercatori dobbiamo fornire le stesse opportunità economiche che vengono offerte dagli altri paesi europei, sennò questa emorragia continuerà sempre, perché in un libero mercato chiaramente la gente si sposta dove le opportunità economiche sono migliori. Ecco. Lei, professore, invece se ne andò a studiare a Londra dal maestro Ross e ho letto un altro bell'aneddoto che lei tornò in Italia e introdusse una modalità, il cosiddetto intervento di Ross, e il suo maestro, anziché offendersi, scrisse che tutto ciò l'aveva ideato appunto uno dei suoi brillanti allievi, lo riempiva di gioia. Il suo maestro è rimasto contento, aveva in qualche maniera portato qui in Italia una modalità di questo intervento. Ci vuole un po' spiegare questa cosa che ho trovato sulla sua intervista di qualche tempo fa. È sempre È una. verissimo, una cosa della quale sono molto orgoglioso, se me lo consente. In realtà, da specializzando, andai a Londra per terminare il mio percorso formativo con Donald Ross, che è un cardiochirurgo sudafricano, un pioniere della cardiochirurgia, che da Città del Capo si era trasferito a Londra. È interessante questo aneddoto perché Donald Ross era compagno di corso all'università di Christian Barnard, anche lui a Figurati. Città del Capo. Anzi, era molto orgoglioso perché ogni volta che ne parlavamo mi diceva: "Vedi, Gino, io ho preso la medaglia d'oro come il miglior studente del corso di medicina a Città del Capo e Christian Barnard era mio compagno di corso e non l'ha avuta", quindi si sentiva molto superiore a Christian Barnard. E quando andai a lavorare con lui, Ross è stato uno dei pionieri della cardiochirurgia mondiale, ma ha eseguito per primo al mondo con successo un intervento che all'epoca si chiamava autograft polmonare, cioè l'autotrapianto della valvola polmonare in posizione aortica, cioè la stessa valvola polmonare del paziente veniva prelevata dal cuore del paziente e trapiantata in posizione aortica, quindi da destra a sinistra per semplificare un pochino il concetto. Devo dire che quella tecnica non l'aveva messa a punto Donald Ross, ma l'aveva messa a punto un Norman Shumway, che è un professore di cardiochirurgia all'Università di Stanford in California. L'aveva ideata, provata nel modello animale, ma non l'aveva mai applicata nell'uomo. Lo stesso professore, sempre Norman Shumway, è quello che ha descritto per prima la tecnica del trapianto cardiaco ortotopico, quella che poi ha eseguito, o meglio, nell'uomo con successo per la prima volta al mondo nel 1967, Christian Barnard. Quindi è interessante dal punto di vista così storico vedere come due compagni di corso all'Università di Città del Capo eseguirono per primi al mondo, nell'uomo, un intervento che era stato messo a punto in realtà da un altro cardiochirurgo che l'aveva ideato, pensato, migliorato e poi applicato nel modello animale. Questo cosa vuol dire? Che erano più spregiudicati Christian Barnard e Donald Ross? No, vuol dire che il chirurgo, come dire, deve avere quello che si chiama appunto coraggio chirurgico, cioè la capacità di affrontare per un momento l'ignoto, ben consapevole di quello che sta facendo perché ha la responsabilità etica della sopravvivenza del paziente, ma c'è un momento in cui questo coraggio chirurgico deve essere utilizzato per poter trasferire conoscenze e tecniche che hai applicato nel modello sperimentale e nel modello umano. E quindi
Alla fine di questa lunga storia, l'intervento dell'autograft polmonare è stato poi chiamato dagli altri cardiochirurghi intervento di Ross, proprio per riconoscere a Ross quel coraggio chirurgico che gli permise di applicare per primo questo intervento nell'uomo. Quando Sì. rientrai in Italia, modificai un pochino, questo per rispondere alla sua domanda e non evadere la sua domanda, modificai un pochino la tecnica e la pubblicai. E fui molto contento perché l'editore della rivista scientifica sulla quale era stata pubblicata questa modifica, chiese un commento a Donald Ross e Donald Ross, che era tipo anche un po' sbrigativo, disse: va bene, non importa che vengano fatte delle modifiche al mio intervento purché le cose funzionino, però questa modifica mi riempie di grande gioia perché è fatta da uno dei miei allievi, brightest, dice in Inghilterra, cioè brillanti, quindi se mi Brillante, permette di eh sì. Disse autoreferenzialità, questo mi riempie di gioia e di orgoglio. bene, disse bene il suo maestro. Veramente lei, professore, è brillante, è il fiore all'occhiello che abbiamo una vera eccellenza qui in Italia. Noi siamo orgogliosi. So che lei non è di Padova, però per noi è padovano. Ha avuto anche un premio padovano di eccellenza, se non erro, qualche anno fa. Noi lo sentiamo padovano, ecco. Anche se lei è di Rovereto, giusto, Sì, professore? sono Trentino. Trentino. Ecco, a proposito di pubblicazioni, lei è autore di più di 350 articoli scientifici e anche autore del libro L'altro cuore. Come mai un libro chiamato L'altro cuore? È chiamato L'altro cuore perché il titolo ben fotografa che il cuore, non solamente che andiamo ad aggiustare, il cuore ammalato che dobbiamo aggiustare, correggere, ma il cuore dei medici e degli infermieri che si prendono cura del cuore dei pazienti ammalati. Quindi ha una connotazione non solamente tecnica, ma una forte connotazione anche emotiva ed etica. Quindi l'altro cuore è il cuore di coloro che curano i cuori ammalati. Nasce credo fosse il 25esimo anniversario del primo trapianto di cuore, eseguito dal compianto professor Gallucci, che dà nome al centro che ho l'onore di dirigere, che eseguì appunto nel 1985 il primo trapianto di cuore in Italia. E allora chiesi ai miei colleghi di scrivere ognuno di loro un capitolo che doveva essere, come dire, tecnicamente inappuntabile, ma che doveva raccontare anche la storia di un paziente, quindi doveva esserci molta empatia all'interno di quel capitolo. E raccogliendo tutti questi capitoli, spaziando dalla chirurgia valvolare alla chirurgia coronarica, al trapianto, all'impianto dei sistemi di assistenza meccanica al circolo, alle cardiopatie congeniche da parte dei colleghi della cardiochirurgia pediatrica, creiamo questo libro, appunto, il cui titolo scelsi L'altro cuore proprio per indicare il cuore di coloro che si occupano dei pazienti ammalati. Infatti, vede che il sottotitolo, il sottopancia del titolo L'altro cuore, appunto, vite professionali, ma storie dei pazienti e scienza in cardiochirurgia. Quindi è questo mix di scienza e di empatia e di storie umane. Ecco, cardiochirurgia pediatrica, trapianti pediatrici, professore, se ne parla poco, ci vuole dire qualcosa? Ecco, non ne sento parlare tantissimo. Beh, dal punto di vista numerico, Dico. fortunatamente, naturalmente, i pazienti pediatrici che richiedono un trapianto sono notevolmente inferiori dal punto di vista numerico. C'è da dire che a fronte di questo, quando un paziente pediatrico ha bisogno di un cuore, naturalmente la situazione è molto più complessa, molto più grave, perché naturalmente dobbiamo trovare un donatore che abbia quelle dimensioni somatiche, sia di età che di superficie corporea. E purtroppo le alternative di tipo meccanico, di assistenza meccanica nei pazienti di età pediatrica non sono così molteplici come abbiamo nel paziente adulto. Per cui fortunatamente dal punto di vista numerico è un pochino una nicchia rispetto al grande mondo dei trapianti di cuore nei pazienti adulti, però è una problematica significativa e non indifferente, soprattutto per quei genitori che devono affrontare con il loro piccolo un'avventura sanitaria di questo tipo. Ecco, poi oggi, professore, si parla anche di medicina di genere. Volevo chiederle, ma le donne, ecco, come rispondono quando a seguito di un trapianto c'è una maggiore reazione positiva, uomo-donna, ecco, c'è una differenziazione? Lei che cosa ci può dire? Questa è un'ottima domanda perché le donne sono un pochino più esposte per il discorso, ad esempio, della gravidanza e quindi della produzione di anticorpi preformati che naturalmente, come ad esempio le ripetute trasfusioni, vanno ad inficiare in maniera negativa la possibilità di riuscire a trovare
un donatore che sia compatibile. Ma d'altra parte c'è da dire che quando facciamo il mixing tra donatore e ricevente, e quindi ad esempio abbiamo la miglior situazione in cui trapiantiamo un cuore di uomo in una donna, naturalmente l'outcome a distanza è migliorativo, mentre devo dire da uomo che quando abbiamo le situazioni, le condizioni in cui a un uomo trapiantiamo un cuore di donna, che naturalmente questo è intuitivo anche per chi non è medico, non esegue i trapianti, non sia cardiochirurgo, naturalmente essendo il cuore una pompa, se impiantiamo una pompa che era stata precedentemente impiantata in un corpo che era leggermente somaticamente più piccolo, con pressioni magari leggermente più basse, naturalmente si trova più in difficoltà. Quindi da questo punto di vista essere donne è in qualche modo protettivo sotto un certo punto di vista, oppure paga pegno sotto un altro punto di vista, quando ho detto che in seguito alle gravidanze naturalmente le donne possono avere qualche problema in più in occasione di un trapianto. Ecco, ritornando proprio ai trapianti, le pongo la domanda di Claudio. Quando si può parlare di un fallimento di un trapianto? Che cosa succede? Perché un trapianto può fallire e cosa fa il medico, il cardiochirurgo? Questa è un'ottima domanda, perché non più tardi qualche anno fa raggiunse le prime pagine dei giornali un paziente trapiantato a Roma che era purtroppo morto al trapianto, e mi ricordo che l'allora ministro della sanità, parlo di diversi ministri della sanità, quindi non vado, come dire, a toccare la suscettibilità di nessuno che è in quella posizione al momento, disse: com'è possibile morire di trapianto di cuore negli anni 2000? E purtroppo si può morire. La mortalità in acuto, cioè subito dopo il trapianto, è una mortalità che è intorno al 10-15%, non è una mortalità risibile, perché purtroppo, e penso che faccia riferimento a questo il suo telespettatore che ha posto questa domanda, abbiamo quello che viene chiamata graft failure, quando un cuore appena trapiantato, per tutta una serie di ragioni che possono andare da un tempo di ischemia molto lungo, dal fatto che purtroppo magari il cuore si trova a dover affrontare una pressione nel circolo polmonare troppo elevata, questo determina il fatto che una pompa, perché il cuore è una pompa che era abituata a pompare in talune condizioni, viene improvvisamente trasferito in un altro organismo e si trova delle condizioni emodinamiche di pressione assolutamente sfavorevoli, soprattutto per il cuore destro. E quindi questa è una delle motivazioni. Poi abbiamo anche dei rigetti acuti, cioè una risposta abnorme del sistema immunitario del paziente in cui il cuore viene trapiantato, che diventa di difficile gestione in acuto e che può determinare il fallimento del trapianto. Però fortunatamente abbiamo i sistemi di assistenza meccanica come l'ECMO, quello a cui accennavo prima, che permettono di garantire la sopravvivenza del nostro paziente anche nel momento in cui siamo di fronte a una failure, a un fallimento del trapianto. E quindi noi possiamo garantire la sopravvivenza del nostro paziente utilizzando appunto l'ECMO, che è questa pompa esterna che garantisce la funzione di pompa che non riesce a garantire il cuore trapiantato, e possiamo sottoporre il paziente a un retrapianto. Chiaramente raccontata così sembra una sciocchezza che ad ogni problema ci sia una soluzione. In realtà, nel momento in cui abbiamo una tecnicamente graft failure, cioè un fallimento del trapianto in acuto, è una strada fortemente in salita, che però può avere delle soluzioni. Non sto dicendo che siano delle soluzioni che sicuramente porteranno alla sopravvivenza del paziente, però abbiamo delle soluzioni, la tecnologia ci mette a disposizione delle soluzioni. Ecco. Poi, professore, altra curiosità, in sala operatoria possono accadere delle situazioni non abituali. Per esempio, so che vi è capitato tipo un paziente testimone di Geova che non voleva le trasfusioni di sangue, quindi lì il medico ha un comportamento che deve essere etico. Che cosa succede? Perché scatta qualcosa, c'è un paziente che non vuole essere trasfuso e il medico come si deve porre nei confronti del paziente? Ecco, vi possono capitare delle situazioni non usuali? Allora, no, non è che siano delle situazioni non usuali, nel senso che quando andiamo in sala operatoria, ad esempio, per operare un testimone di Geova, noi sappiamo già fin dall'inizio qual è la posizione, chiamiamola così, vorrei dire ideologica, ma sarebbe meglio dire etica, del testimone di Geova, che non vuole la trasfusione di sangue. Noi, come medici, dobbiamo avere il rispetto delle volontà di tutti i pazienti, il rispetto delle volontà del paziente. Purtroppo qualche anno fa la legislazione era un po' farraginosa, per cui cosa accadeva? Che se operavi un testimone di Geova
e lo traspondevi, questo poteva denunciarti perché naturalmente avevi contravvenuto alle sue volontà, e se non lo trasfondevi, per contro, potevi essere denunciato perché se il paziente andava incontro a morte per un'emorragia non controllabile e tu non l'avevi trasfuso, potevi essere anche inquisito per omicidio colposo. Oggi la situazione dal punto di vista legislativo è molto più chiara perché il testimone di Geova identifica una sua sorta di tutore, al quale è demandato, è demandata la decisione finale, per cui c'è un incontro prima dell'intervento in presenza di un medico legale, in presenza dei chirurghi, quindi medico legale, chirurghi e paziente, in cui il paziente decide se nominare questo tutore e se questo tutore ha l'ultima parola per decidere sulla necessità eventuale di una trasfusione, quindi se autorizzarla o non autorizzarla. Ma tutto questo, devo dire, fa sì che come cardiochirurghi mettiamo in atto tutta una serie di tecniche, di utilizzo di tecnologie e di accorgimenti per cercare di non trasfondere il nostro paziente perché non vuole essere trasfuso, ma nel contempo le stesse tecnologie, le stesse tecniche e gli stessi accorgimenti cerchiamo di applicarli a qualsiasi paziente, perché evitare di trasfondere un paziente chiaramente, come dire, è valido tanto per i testimoni di Geova quanto per gli altri pazienti, perché naturalmente non dico che le trasfusioni siano sempre un danno, ma è meglio non trasfondere il nostro paziente. È stato chiarissimo. Poi c'è un'altra cosa bella per i pazienti, c'è anche il consenso informato, che ne abbiamo parlato tante volte qui in trasmissione da noi, che anche per noi, per tutti i nostri pazienti, per i nostri telespettatori, è importante sapere bene l'intervento e che cosa consiste. Quindi sei informato, sai anche i rischi che corri, naturalmente. Perché qualsiasi intervento si corre un rischio, giusto professore? Anche una semplice appendicite c'è sempre un rischio. Allora, purtroppo lo zero in medicina e soprattutto in Non c'è. chirurgia non esiste. Possiamo dire che abbiamo degli interventi con un bassissimo rischio di mortalità che approssima lo zero, in genere si tende a dire inferiore all'1%, approssima lo zero, ma lo zero, come giustamente ha detto lei, anche negli interventi più banali, lo zero nel rischio di mortalità chirurgica non esiste. E il consenso informato diventa fondamentale, soprattutto nel contenzioso medico-legale. Sappiamo quanto il contenzioso medico-legale in Italia giochi un ruolo, perché sappiamo che l'Italia, ci sono tre paesi, se non ricordo male, sono l'Ungheria, il Messico e l'Italia, sono gli unici tre paesi al mondo in cui è previsto l'omicidio colposo in caso di morte di un paziente, quindi diventa penale, non solamente di un risarcimento civile. Quindi, fin tanto che l'Italia resterà insieme al Messico e all'Ungheria uno dei tre paesi al mondo in cui è previsto il penale nel caso del decesso di un paziente, non solamente un risarcimento civile, si rischia di scivolare in quella che viene chiamata la medicina difensiva, in cui i medici e i chirurghi, ancora di più, magari tendono ad eseguire un tipo di intervento in cui tutelano il paziente, ma tutelano anche se stessi, e quindi, ad esempio, a non assumersi il rischio di operare pazienti con un rischio molto elevato, perché naturalmente c'è il timore di un contenzioso medico-legale. Però io credo, questa è una mia personale opinione, chiaramente che la discussione attenta e partecipe tra il chirurgo, il paziente e i familiari del paziente, aperta e soprattutto nelle ore successive all'intervento, qualora ci siano delle complicazioni, questa discussione prenda corpo quotidianamente, tenendo aggiornato i parenti del paziente, credo che in genere questo riuscirebbe a ridurre il contenzioso medico-legale. Credo che questo fosse anche un po' colpa anche nostra, perché schiacciati dall'attività lavorativa, dai ritmi incessanti e frenetici che spesso si vivono all'interno dell'ospedale, perdiamo un pochino di vista il rapporto colloquiale con il paziente, ma soprattutto con i parenti del paziente nel periodo post-operatorio. E questo può giocare un ruolo pessimo all'interno del contenzioso medico-legale. Ecco, professore, noi stiamo arrivando verso il termine del nostro appuntamento che, come vede, è volato. Allora, i nostri telespettatori mi chiedono di chiedere la sua giornata, la giornata tipo del professor Gerosa. Ci vuole raccontare? L'abbiamo chiesta anche a Vito Cianci, la chiediamo un po' a tutti perché siamo curiosi e vogliamo sapere un po' la vostra giornata. Ci vuole raccontare? Allora, la nostra giornata comincia con un meeting che prima era in presenza, oggi naturalmente è un meeting via web su piattaforma Zoom. Alle
alle 7:45, dove il medico di guardia, perché la terapia intensiva post-operatoria in un momento è seguita dai cardiochirurghi, per cui il medico di guardia smontante racconta a tutta l'equipe le condizioni dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e quindi dei pazienti che sono stati operati nei giorni precedenti. Si discutono i casi che verranno operati quel giorno e si discutono magari casi più complessi, perché molto spesso alcune indicazioni chirurgiche sono indicazioni ad alto rischio o che vanno condivise all'interno dell'equipe, quindi, come dicevo prima, non è un singolo uomo al comando che gestisce tutte le situazioni, ma diventa importante l'interazione tra le diverse professionalità e molto spesso oggi prende piede quello che viene chiamato l'ARTIM, cioè la discussione multidisciplinare tra cardiochirurghi, cardiologi, geriatri, anche perché l'età media dei nostri pazienti si sta alzando, intensivisti, anestesisti, per cercare di identificare per il singolo paziente la miglior risposta terapeutica, la miglior strategia chirurgica, visto che parliamo di cardiochirurgia. Quindi c'è questo meeting alle 7:45, terminato il meeting, terminato l'incontro multidisciplinare, alle 8 e un quarto comincia la sala operatoria. In genere io entro in sala operatoria più tardivamente perché naturalmente i miei colleghi, diciamo, che cominciano la parte iniziale dell'intervento, poi mi lavo nella parte centrale dell'intervento, quindi verso le 9:30-10 entro in sala operatoria e concludo l'intervento verso l'una, dipende dal tipo di intervento e quanto dure, e poi successivamente ci sono, devo dire che in periodi di pandemia adesso ho preso molto piede queste serie di discussioni via Zoom, questi incontri per via web, che devo dire trovo eccellenti perché permettono un risparmio di tempo pazzesco. Oggi se devo discutere con qualcuno a Milano o a Roma non è più necessario che uno dei due raggiunga l'altro nella sua sede di appartenenza, ma in tempi molto veloci via web riusciamo a dialogare risparmiando un sacco di tempo. Dopodiché c'è il confronto con i medici specializzati, c'è il confronto con i colleghi per discutere altri casi e poi in questo momento siamo molto presi dalla stesura del manuale di cardiochirurgia che spero riesca a trovare le stampe all'inizio del prossimo anno accademico, e questo è molto importante perché questo testo verrà dedicato ad un cardiochirurgo molto giovane che purtroppo è mancato nei mesi scorsi e quindi è impegno di tutto il gruppo concludere la stesura del manuale di cardiochirurgia proprio per dedicarlo a lui. E Ecco. credo che questo sia il segnale più forte che possiamo dare ai giovani ricercatori e riconoscere quanto importanti sono, anche perché voglio dire, questi giovani saranno i cardiochirurghi di domani, quindi forse è opportuno che cominciamo a pensare che formare dei buoni cardiochirurghi vuol dire tutelare noi stessi quando saremo un pochino più vecchi. Poi se guardano questa passione che lei trasmette, professore, sono innamorati di questo lavoro, secondo me. Ecco, c'è proprio una passione ascoltandola ed è un piacere. Allora, le nuove frontiere, l'innovazione, la ricerca, dove ci porterà? Il risultato finale qual è, professore, di questa serata? Cosa vogliamo dire? Cosa ci aspetta nel suo settore, il cuore bionico e poi? Beh, tutto lo sviluppo della cardiochirurgia microinvasiva, quindi la capacità di correggere le alterazioni strutturali cardiache per via transcatetere, quindi a cuore battente, senza dover aprire il cuore, senza dover aprire il torace, da una parte, e quindi questa sarà per il cardiochirurgo il massimo della sua espressione operativa. E dall'altro, mi permetta di spendere alcune parole per la piattaforma, il progetto Life Lab, che è un progetto che nasce come naturale prosecuzione del laboratorio di medicina rigenerativa cardiovascolare che avevamo fondato nel 1992, 2 anni fa, è una creatura molto giovane, è stata fondata nel 2019, quindi poco più di 2 anni fa, e raggruppa 21 gruppi di ricerca all'interno del quale lavorano circa 80 ricercatori, giovani ricercatori, che si occupano di ricerca traslazionale utilizzando la tecnologia della medicina rigenerativa, dove non si sviluppano solamente soluzioni per il cuore, ma anche per altri organi, fegato, rene, polmone, per tessuti, pensiamo al muscolo, pensiamo agli ureteri, pensiamo all'esofago, pensiamo alla trachea, e cercare di quindi creare sostituti biologici per poter sostituire i tessuti ammalati e soprattutto per rigenerare gli organi. Dicevamo prima che non ci sono abbastanza donatori,
Oggi vengono utilizzati i cosiddetti donatori a cuore fermo e naturalmente gli organi prelevati dai donatori a cuore fermi devono essere rigenerati ex vivo, quindi sul banco, prima dell'impianto per migliorarne le loro performance. Ecco, credo che Life Lab è sicuramente una prospettiva futura di grandissimo interesse e devo ringraziare la Regione Veneto che 2 anni fa ha creduto in questo progetto e ha finanziato con 3,5 milioni di euro quel progetto. Perché dico questo? Perché a settembre dovremo andare al rifinanziamento di quel progetto e spero che la Regione, alla luce dei risultati ottenuti dai 21 gruppi di ricerca, possa essere di nuovo nel backstage e di grande supporto per la sopravvivenza, o meglio, per un'ulteriore espansione del progetto Life Lab. Speriamo che il nostro governatore abbia ascoltato questo messaggio. Ho visto passare delle foto del TED di Padova. Davide, le puoi rimandare? Ecco qui, professore, lei è sempre vicino ai giovani. Io ho trovato questa foto. Parlava del respiro. Un cuore che respira male, se sei in affanno, già vuol dire che il tuo cuore, insomma, c'è qualcosa che non va, è uno scompenso. Giusto, professore? Esatto, perché il primo sintomo di uno scompenso grave è proprio la mancanza di respiro. E quel TEDx era dedicato al tema della rinascita e noi abbiamo declinato il tema della rinascita per quanto riguarda il cuore proprio con il trapianto cardiaco e con il cuore artificiale nel tentativo di restituire quel respiro che viene a mancare al paziente ammalato e che il trapianto o un sistema di assistenza meccanica riescono a restituire a quel paziente. Ecco, allora bisogna volere bene al nostro cuore, bisogna ascoltarlo e affidarsi subito ai medici e ai nostri specialisti. Mi raccomando, tanta attenzione al vostro cuore. E soprattutto la prevenzione, quindi mi Eh sì. raccomando, una dieta adeguata e un'attività fisica adeguata. Grazie professore, grazie per essere stato con noi in questa serata. Abbiamo portato come sempre la medicina in casa dei nostri telespettatori. Di sera avete sentito con attenzione come ha spiegato bene il nostro professor Gerosa, veramente un'eccellenza, noi siamo veramente orgogliosi. Grazie di essere stato con noi professore e spero di averla qui proprio in studio da noi a Padova, qui nella nostra sede principale. Grazie ancora professore. Grazie, buonasera. Eccoci allora, telespettatori, il nostro appuntamento termina qui. Vi ricordo, mercoledì prossimo, naturalmente alla stessa ora, alle ore 21, vi aspetto nuovamente. Ci sarà invece l'avvocato Michela Zaffaina, sempre ci parlerà di responsabilità medica. Un cordiale saluto a tutti voi e mi raccomando, non cambiate canale. Alla prossima, ciao!